Fabrizio Di Agostini Dragonetti de Torres è il nuovo presidente dei Solisti Aquilani. Il diplomatico, con alle spalle 35 anni nel servizio della diplomazia italiana, è discendente dell'antica famiglia aquilana e figlio di Don Giulio, figura ben conosciuta nella società aquilana, scomparso nel dicembre scorso. De Torres arriva alla scadenza del mandato triennale del presidente dei Solisti Aquilani, Marco Mantini. Sono orgoglioso di essere aquilano e di portare il nome dell'Aquila in giro nel mondo con la bandiera dei Solisti. Per me è un ruolo gratificante che segna l'inizio di un'esperienza unica, le parole del nuovo presidente, che non ha mai dimenticato in questi anni le sue radici aquilane. Mio padre è nato all'Aquila, la famiglia Dragonetti a cui apparteneva mia nonna è aquilana da generazioni e adesso ho l'occasione di passare più tempo ad Aquila con un ruolo anche gratificante di soddisfazione importante. I Solisti Aquilani sono una delle eccellenze culturali dell'Aquila, quindi portare all'estero un complesso musicale di questa qualità con il nome aquilano è un motivo di orgoglio e di soddisfazione e permette anche di tornare in sede dove sono stato come diplomatico invece con un ruolo diverso e anche più divertente del diplomatico. Un anno importante quello dei Solisti che tra pochi giorni, il 21 giugno, saranno ospiti della Festa della Musica a Roma e poi il 22 giugno al Maxi, con importanti concerti in programma anche in Europa e nel mondo. Diverse produzioni che si faranno in Italia e anche all'estero. È previsto un concerto in Lituania a ottobre e stiamo lavorando anche ad altre ipotesi di andare a Berlino dove già siamo stati 2 anni fa, dico siamo stati perché io non ero ancora presidente ma ho voluto partecipare a questo evento a Berlino, quindi Berlino, Mosca, Tel Aviv, sono tante sedi in cui stiamo lavorando per fare dei concerti.